Pasquella, guarda che è pericoloso. Dai. E non riesco a trovare nessun appiglio qua. Ehi, aspetta, dai, stai serrato. Serrato. Non sono serrato. No. E come dovrei stare? Più vicino, no? Allora. Più vicino. Non trovo nessun appiglio qua fuori. Porca miseria. Dai, metti qui il piede lì dove c'è quella sporgenza a forma di zoccolo di gnu. Zoccolo di gnu? Non conosco lo gnu, devo conoscere lo zoccolo di gnu. Dai, stai serrato. Serrato, vicino sono. Dai. Adesso non trovo ancora nessun appiglio. Aspetta, adesso arrivo. Porca miseria. Dai. Ci siamo quasi, dai. Vai, dai che ci sei. Ci sei. Ci sono. Vai. Te basta che vai avanti e ti dimentichi di me sotto. Già, dai, su. È successo un miracolo là in fondo. Cosa c'è? Qua là, è liscio come il marmo qua. Ho messo il piede io. Dai, ti sfido a trovare un appiglio che è liscio come il marmo. Ma sì, c'è quello spuntone a forma di vertebra di moffetta. Avanti, dimmi com'è fatta una moffetta. Ho detto vertebra, dentro non si vede. Sempre ragione lui, Dai. Uno deve essere Piero Angela per andare in giro. Comunque, ho trovato un buco. Speriamo non sia il culo della moffetta. Allora, adesso issati e vieni su. Issati e vieni su. Tirati su. Tirati su. Dai. Tirati su, lo capisco. Dai, oppala. Bravo. Adesso arrotati. Girati. Girati. Uno deve andare in giro col vocabolario in mano. No, aspetta. Questo dietro qua. E che devo fare? Saltare sul posto? No, che saltare? Questo qui va dietro qua. Non sono l'uomo in ragno. Ma fai il giro, questo dietro qua. Ah, ho capito, parla piano però. Questo dietro qua. Adesso arriva, che l'ha fatto. No, aspetta, adesso turnica e vieni giù. Turnica e vieni giù. Girati. E ti girati, per Dio. E conosci due vocaboli, tirati su e girati. Adesso lasciati andare. Non ci vedo. Ma quattro dita mancano. Se non ci vedo non mi fido. Ma che mancano quattro dita? C'ho la sensazione del vuoto, non mancano vedo, non quattro mi dita. Fido. Io non mi fido da te. Quattro dita mancavano. C'ho la sensazione del vuoto. Vai via, è vuoto. Ho avuto un trauma da piccolo. Un trauma, più di uno ne ce n'ha avuto, va là. Sì. Comunque guarda Luchino, va. Che viene su come un camoscio, viene su. Tutti gli appigli trova, Bravo Luchino, ti... Cioè, ma non sentivi che non c'era peso attaccato? Cioè, questo qua ti sembra Luchino? Se lui gli sono venuti i capelli bianchi. Dai, vieni qua che vado a cercarlo, Aspetta cosa? Ragioniamo. Hai ragione, allora, dai, forza. Qui la corda è rotta. No. Adesso facciamo un piano, stiamo con calma. Aspetta, allora, già c'ho i miei problemi, che poi la notte è stata sola. Ma che problemi c'hai? Che problemi? Già c'ho la sensazione del vuoto. Ti prego, non è. Che vuoto? Qua non c'è niente. È un po' amplificata la sensazione del vuoto con niente. Gli stupidati, dai. Subito che ti precipiti come uno scavezzacolla. E con Luchino come facciamo? Con Luchino, tanto lui non c'è più niente da fare per lui. No, aspetta, non andare, accontentati di averne perso uno. Mio stupidato. Lascia correre. Non tirare. Non ti attaccare alle cose. Calmati. Sei calmato? Ancora uno. No, adesso dammi corda che vado a cercarlo. E magari è incastrato in qualche buco, che ne so io. Luchino! Guarda chi c'è qua. Te dove sei arrivato? C'è il sentiero. C'è il sentiero. Io sapevo che c'era il sentiero, Ma dove c'è il sentiero? Che coraggio hai di dirmelo? Vabbè, l'ho fatto per farti provare un'esperienza nuova, no? Te l'ho chiesto. Cosa vuol dire? Sei soddisfatto adesso? No, sono stanco. Andre, sei cagato sotto il caghetta? Il passo del chiurlo è più facile, Fede, to. Che fai? Hai lo zaino qua, va. Che diri? Uè, Ciccio, lo zaino qua è vuoto, Tu mi hai detto, porta lo zaino. Ho capito, i panini, roba da mangiare. Senti, vabbè, dammi la mano della tenda che la devo montare. Io te l'ho detto, 10 anni che te lo dico che è deficiente. Tu, no, è solo un momento, passerà. Eccolo qui come passa.
Vabbè, vorrei dire che mangeremo bacche, muschi, licheni. Che fa bene che... anche per la gastrite. Sa quanto fa bene quelle robe lì? Me lo dice il mio omeopata, eh. Sai, è un fior fior di omeopata. Omeopata, capirai, ci vogliono 15 anni per curare un raffreddore. A me che me ne frega, io c'ho la gastrite. Ce ne vorranno 30 allora, dai. Ce ne vorranno 30. Pensa a te. Oh, André. Comunque, come li scegli te i posti delle montagne non li sceglie nessuno. Vero, eh? Sei proprio il re della montagna. Eh sì. The king of the mountain. Proprio. Mamma mia, proprio bravo, bravo, bravo. Cosa fai, fumi? Ti porta 3000 metri e tu fumi, eh? Ah, vuoi mettere come si sente un fumo la Marlboro a 3000 metri? Guarda come si sente, guarda. Guarda come si sente. Non troppo bene. Va che non è una bambola gonfiabile, ciccio. Pensa a te. Mamma mia. Che bello. Oh. Viene lo strapiombo, va. Va. No, no. Ma che burrone. Non c'ho paura. Sa, 700-800 metri anche sarà. Anche 1000-1200. Sì. Oh, ma sei scemo! Ma sì, uno scherzettino. Ma dai. Lo sai che soffro di attacchi, no? Ma fuma, fuma, hai visto che fa male. Ma cosa c'entra il fumo? C'entra, c'entra. Io c'ho la tachicardia improvvisa io, non sai? Ma va? E c'ho la valvola mitralica che non funziona bene, ce l'ho spanata. Tu non lo sapevo. Fai ridere tu, fai. Ma fai giochi a Shanghai adesso, te. Che spettacolo, ragazzi. Luca! Luca! La marmottina! No, guardala, la marmottina! Ma che bella! Ma che bella che sale su! Guarda che sale su! Guarda che bella! Andata! Andata via come un'anguilla, andata via, eh! Marmotta andata via come una marmotta! È andata via! Oh, Fefe, dovevi vedere che belle cornina muschiate che c'aveva! Quattro di qua e quattro di qua! Guarda, ma che cacchio di animali vedi? Come fa la marmotta avere le cornina, dai! Era lì in lontananza, l'ho vista male. Non è capito, che... ma c'ha il pelo liscio la marmottina, eh? Ah, sono persi. Vabbè. Mamma mia. Luca. Lo stambecco! Oh, lo stambecco, che bello! Bello, bellissimo! Salta da Dio, bellissimo! Bello, guarda, bello. Corna, andato! Andato via come un'anguilla! Porca vacca! Vede, saltava come un grillo e poi... fum! Via come un'anguilla all'improvviso. Quello con st'anguilla, vabbè. Mamma mia, dovevi vedere che belle cornina muschiate, ma guarda, ma un bijou proprio. Gli partivano da qua, no? Gli andavano tutte giù così e poi dietro belle, belle, belle. Ma che cacchio di animali vedi? E fa lo stambecco delle corna che va giù tutto in fuori, dai. Hai visto un pettine, hai visto? Ho un po' di congiuntivite, non ci vedo bene. No, la cataratta non hai visto niente, dai. Però non è possibile che... Vabbè. Luca. Il muflone! Oh, il muflone! No, il muflone! Che roba! Che va lì! Ce ne sono due! Due ce ne sono! Guarda, maschio e femmina! Guarda come salta! Andati! Boom! Andati! Via come un'anguilla! Ma come grossi, due anguille! Sono due! Anguille, vabbè. Mamma mia, vede! Dovevi vedere che belle orecchie grandi che c'aveva, mamma mia! Cioè, l'unico animale con le corna grosse tu gli vedi le orecchie! Fatti operare e abbandona l'omeopata! Sì, ma non è possibile che uno in Italia l'altro in Italia... non si capisce niente. Che poi qua tra l'altro c'è anche l'eco, lo sai? Dai. È chiamata la valle dell'eco. Pestiamoci dentro. Gara? Pizza? Pizza? Dai. Vai. Me la sento già qua la pizza. Ti rimane sullo stomaco. Mi rimane sullo stomaco. Dai, ti fa più ritorni? Vai, incominci te. Comincio io, va dai. Va bene, vai. Andrea! Tocca a me? Vai. Faccio un po' di riscaldamento, Si va che ti parte un embolo e rotoli giù, Luca! Che eco del Kaiser che c'hai, Luca, mamma mia. C'ho un po' di faringite qua. Che miseria. Alla gola. Mamma mia. Uè, te, gara? Pizza? Pizza? Ma dire vatti. 5. Tu? Lascia stare, meglio. Fede! Terun, terun, terun! Ma lo vuoi lasciare allora? Luca,
fatto? Luca! Luca! Spaccato una spalla? E ho tolto una pellicina! Sei matto, potevi fargli male seriamente. Non gli ho fatto niente, non gli ho fatto, io solo ho morso la camicia. Sì, camicia non è messola. Camicia, no, non camicia. È che è di flanella, è più pesante, lui raddoppia, camicia, no? Vabbè, dai che ti passa, to, facciamo un gioco, dai, to. Dai, cosa dai, vuoi fare? Prendi un sasso a testa, dai. Allora sei scemo, eh? Cosa? Dillo che sei scemo, ti dico che sei scemo. Cosa? Lo sai che su questa mano c'ho il morbo di suplex. Ma c'è tu, sei una discarica, dai, to, prendi un sasso a testa, guarda. A chi va più lontano, ma no, vai. Ma cosa fai? Non vai, tirarlo, vai. Ma sei passato. Orca miseria. Hai visto che stambecchi, eh? Sei fuori a lanciare così un sasso in montagna. Ma chi vuoi che passi allora? Te, è finito questa tenda. Oh, io sento un rumore. Oh, c'è un rumore strano. Io vado in tenda, eh. Che cacca sotto sei? Sarà un cervo. No, no, questo è un animale più grosso, un orso. No, un orso? Ehi, Luca, brigati di entrare in tenda, brigati! Brigati entrare! Salva! Scappa! Scappa! Salva! Oh, scappa! Scappa! Oh, scappa! È una ragazza, è una ragazza, è! Gute Nacht! Scusa, eh! Scusa, è lo scemo del gruppo! Sprechen Sie Deutsch? Oh, strega, no! No, proprio no! Parlez-vous français? Francese, no. Meno male perché neanche io. Sorry, do you speak English? English, nein. Nur Deutsch. Und Straße. Sprechen Deutsch. Nein, Francese. Sto qua a parlare tedesco. Se la sente appena appena l'italiano. Fede. Fede, cos'è che gli hai detto? Niente, stiamo facendo ancora i preliminari. Fede, chiedile come si chiama. Ich. Fede. Ung. Fede, come si chiama? Fede. Ma porco Giuda, la prima cosa che impari in una lingua è come si chiama. E adesso ti insegnerò come si chiama lei, ma chi la conosce? Ma non lei, in generale, in generale come non si lei, chiama, allora. No? Fai tu, vai, fai faccio tu. Io. Vai. Sei tu tedesca? Sei tu tedesca? Sei tu deficiente, allora! Puoi fare a me qua? Italiani? Sì, italiani, sì. Unter? Sì, anche lui italiano. Sì. Unter? Vai un po' più giù. Teronen! Teronen! Tutto il mondo è riconosciuto, allora! Basta che mi vengono le coliche! Le coliche? Basta, coliche? Basta. Coliche sarebbe lo squarause! Ma che squarause? No. Oggi le coliche! Pensa a te, allora! Le coliche! Entschuldigen Sie! Questa è una scultura egizia che abbiamo trovato qua. No, scherzo, è una tenda. Tenda. Ah, tenda. Te, piuttosto, te, non c'è lo zaino con la tenda? Ich habe nicht. Ma c'è qualcosa che c'ha un catarro, questa mi fa paura. Mi dispiace, ho portato solo antibiotici e l'isomucin, niente per il catarro. Spaventoso sto catarro. Mamma mia. Ich tenda, no. No, ah no, non ce l'ha la tenda. No, non ce l'ha. No. No, ho capito, non ce l'hai. No! Questo è fuori, ragazzi, andate. No! Ho capito, no! Allora, miseria. Ma scusa, te, dove dormi allora se non c'è la tenda? Dove dormi? Tu, sulle palle mi stai. Mi stai sulle palle. Palle! E che c'era un po' alte. C'era un po' alte. Vabbè, oh, idea geniale, eh? Ciccia, vuoi dormire tu con noi? Nella nostra tenda, eh? Io penso. Ah, questo. Articolo introduttivo. Nella tenda. Nella tenda. Con noi. Ah, ya! Yeah, in testa! Ah! Perché fa freddo, no? Freddo, freddo, ya, ya! Sì, passa qua! Tira! Che fanno stretching! Tira! Posto? Passato, grazie. Allora, ragazzi, allora. Figurati, mi fai fare. Vabbè, io avrei sonno, andiamo a dormire. Non so. Ich intenta. Ein Sein rein, aus. Cioè, tu in tenda e noi fuori? Ja. Yeah. No, tutti insieme in tenda, c'è freddo, no? Nein, nein.
Vabbè, pazienza. Ma che vabbè? Vabbè, dai, solo tu nella tenda, noi fuori, noi uomini duri, annusare l'aria, a vedere le stelle, sì. Schwarzenegger! Schwarzenegger, sì, va, Johnny Depp. Topo Gigio! Topo Gigio. Vabbè, ci salutiamo, buonanotte. Gute Nacht! Gute Nacht! Ridi, Topo Gigio, ridi. Voglio dire che il sottoscritto 6 mesi fa ha fatto la pleurite, eh? Non è che qua fuori si gela il freddo sotto zero durante la notte. Ti sotterreremo qua allora, sei contento? Non lo grazie, so. Bell'amico. Ma hai visto che catarro, poverina, che c'aveva, era stanca, no? Tuo catarro. Ragazzi, sapete che vi dico? Io quasi quasi ci provo. Ci provo? Cosa vuol dire ci provo? Entro in tenda e la corteggio. E di tutta risposta ti arriva una scarpata in fronte. Se mi arriva una scarpata ci provi tu, cos'è? Sei geloso che mi è venuta questa idea? Ma cosa geloso? Oh, lo sai che tedeschi qua sono campioni nel lancio al terrone, eh? Primo, secondo, terzo, quarto posto pari merito. Se mi tira una scarpata in faccia ci provi tu, va bene. Ma no, cosa ci provo io? No. Vabbè, il rischio vale la candela. La candela di traverso sono 18 punti. Mi faccio mettere una cerniera, va bene, qui. E già non salti giù, eh. Lascialo entrare, ci facciamo 4 risate, dai. Vabbè, adesso pochino, che qua... Sì, però fatevi un giro che qua mi date fastidio. Siamo qua, in cima siamo, dove andiamo? Uno spiazzo. Adesso mi invento una scusa. Scusa io. Ho dimenticato i prosperi in tenda, ragazzi. Ma dai, ti inventi un'altra scusa, così dire i prosperi, cosa è più credibile? Ho dimenticato la spazzola per i denti. La spazzola per adesso, i denti? Adesso, un attimo in tenda. Il padile per mangiare Sì, ciao. Scusa se sono entrato così d'acchitto. D'acchitto. Perché ho dimenticato una cosa che stavo cercando. Non la cerco più. Ecco. Tu, di dove sei? Di qua, della Tedeschia? Cioè, inteso come rosa dei venti, nord, sud, est, ovest, che autore leggi? Autore! Cosa ti piace leggere? Tipo romanzi? Posso baciarti? Ma come posso baciarti? Cioè, prima la confonde col delirio e poi posso baciarti! Adesso facciamo che io mi avvicino lentamente a te, che tu se non vuoi baciarmi basta che mi scosti leggermente con la manina. Non c'è bisogno di tirarmi una scarpata in faccia! Adesso io mi sto avvicinando sempre di più e siamo quasi vicini... Ci sta! Incredibile! Ci sta questa qua, ragazzi! Porca vacca! Faceva una schizzinosa la tipa! Che roba! Che effetti speciali, Porca vacca! Mamma mia! Sembrava una persona così per benino, no? Guarda, neanche a Super Quark una roba del genere. Infatti! Mamma mia! Guarda, che roba! Questo scalcia, eh! Scalcia qua, vai! Mamma mia! Ma è qua! Che c'è in tenda? È da solo! Ma che pirla! Ma dai, ma... è da solo... facciamo uno scherzo! Scherzo, Ciao Peppe! Ciao Peppe, vai! Ti chiamo io quando devi uscire. Adesso stai al gioco, eh? Sì. Quando esci fai la faccia invidiosa, stringi i denti, orco non Giuda. Non posso. Cosa? Ho appena devitalizzato un dente. Dai, aspetta, sto uscito. Oh, invidioso, eh? Vai Fede, vai! Cosa ho fatto? Tutti a te! Dormi. E sta dormendo. Grande Fede! Grande, grandissimo. Io ragazzi non vi immaginate che cosa ho fatto. Sì, raccontaci un pochino, no? Non ci posso credere, datemi un pizzicotto. Sono sveglio. Io le tedesche sono 100 anni avanti con fare l'amore. Ma rispetto a te o rispetto a tutti? No, rispetto a tutti, non c'è paragone. Io ho imparato. Rimanga in questa vallata, vi dico una cosa, ma rimanga qui tra noi. Ho imparato una posizione che vale tutto il Kama Sutra. Rimanga qui, non devo uscire. Vai. Chiama la posizione dello struzzo. Struzzo? Cos'è adesso lo struzzo? Lei sotto e tu sopra. Cioè, normalissimo. Ma che roba. Lei sotto e tu sopra, è normalissimo. Sì, ma lei con la testa sotto la sabbia. Vieni fuori, ma che roba. Guarda ma qui, lo struzzo, chi c'è? Chi c'è? Ti sei fatto il marmottino, ti sei fatto, il camoscino ti sei fatto. Guarda, sta arrivando il montone, così ti fa anche lui, È vuota, il playboy della montagna, guarda lì.
Ma che roba! Dove vai adesso, dai. Dai, scendi, stiamo scherzando. Grazie per gli amici che siete, mi avete chiamato qua solo per farmi uno scherzo. Siete qua solo per cazzolarmi tutti. Dai, che è tutto organizzata questa cosa, grazie. Ma che stava? A te che ti conosce, vai via! Ci hai buttato! E tu sei propendero per in giro? Per in giro? Allora. Fede, Fede. Te cosa chiami? Telefona piuttosto. Ma cosa telefono? Sei buttato giù cosa telefono? Ma mica lui è deficiente, sono qua Sacchino, no? Ma guarda Fede. Te, Fede! Fede! Oh. Deficiente! C'è il sentiero!